Ciao ragazzi, benvenuti a Controcorrente Running Studio. Oggi parliamo dell'unghia nera, del piede ovviamente. Se siete runner o camminatori e soprattutto vi state apprestando a fare un cammino dove il percorso si intraprende in più giorni, vi elenco alcuni consigli per evitare questo fastidioso problema. Partiamo col dire che l'unghia nera è una raccolta emorragica appunto sotto la zona dell'unghia, è dovuto a un ematoma, quindi presumibilmente da uno schiacciamento dei vasi capillari dovuto a un trauma. Primo, la probabilità più alta è di aver preso un numero non corretto della calzatura. Quasi sempre si tende a scegliere calzature troppo strette. È molto facile che capiti, perché lavorando appunto nella vendita delle scarpe, avendo avuto un negozio prima e lavorando tuttora, vedo veramente tante persone che non conosce il proprio numero della scarpa e fa anche fatica a fidarsi di un esperto che prende anche la misura del piede con un'attrezzatura opportuna. Spesso vince l'abitudine del cliente, cioè di avere una scarpa molto vicina alla punta delle dita del piede. In verità ci vuole un certo spazio dal dito più lungo, ma in modo particolare dall'alluce, che è dove si esercita la maggior pressione in fase di camminata e di corsa, per non avere un contatto con il fondo della scarpa e quindi la punta, che è spesso anche rinforzata nelle scarpe, e questo può provocare appunto uno schiacciamento dei vasi capillari e quindi una rottura di essi, soprattutto quando si allunga la distanza o si aumenta la velocità, quindi aumenta la pressione, se lo spazio non è sufficiente. E qui c'è sicuramente da calcolare circa un centimetro, cioè dal fondo della punta delle scarpe la distanza dall'alluce o anche del secondo dito non deve essere inferiore ai 7, 8, 10 mm. Secondo, ma non meno importante, è tenere le unghie delle dita dei piedi corte. Avere un'unghia lunga espone il dito al contatto del fondo della scarpa. E inoltre si esercita una pressione maggiore sulla superficie posta sotto l'unghia. Perciò la cura del piede, la cura dell'unghia è molto importante, tenere le unghie corte. Terzo è l'allacciatura della scarpa. È importante avere la scarpa allacciata correttamente, soprattutto sopra il collo del piede. Perché se il piede all'interno della scarpa ha la possibilità di muoversi liberamente, e soprattutto in fase di discesa tende a scivolare in avanti e quindi andare a contatto contro la punta delle scarpe. In questo modo, anche se abbiamo preso la misura corretta o addirittura una taglia ancora eccessiva in più, il piede non sarà protetto. Perciò tutte le volte che ci togliamo le scarpe e le rimettiamo, e quando andiamo a fare attività fisica, il fatto di regolare le stringhe deve essere un'abitudine. Quarto punto è nella scelta comunque della calzatura, oltre che guardare la lunghezza c'è anche da guardare la larghezza, perché eventualmente può essere un contatto laterale della scarpa, perciò se abbiamo una pianta molto larga, un piede aperto, bisognerà cercare di evitare le scarpe troppo affusolate. Ne esistono in commercio calzature con dei box ampi in modo tale da accogliere bene le dita dei piedi anche di chi ha la pianta larga, e addirittura di migliorare l'apertura delle dita in fase di cammino e anche di corsa. Il quinto punto che vi elenco è la corretta calza. Avere un calzino appropriato è molto importante,
perché se non traspira bene il piede tenderà a essere molto più umido e quindi ad andare a indebolire la pelle. Inoltre deve essere anche elastico e con una buona protezione nella parte anteriore dove è più esposto in modo tale da non avere degli accumuli di tessuto della calza in alcuni punti sopra le nostre unghie per non creare pressioni, perché anche questo può creare dei problemi di schiacciatura dei vasi sanguigni anche in altre dita che non sono eventualmente l'alluce o il secondo dito, che normalmente sono quelle più lunghe. E un accumulo di questo materiale può dare origine appunto a un'unghia nera anche sul terzo, quarto o quinto dito. Quindi mi raccomando, ragazzi, calze tecniche sempre appropriate per l'uso che stiamo facendo. E abbiate sempre cura dei vostri piedi. Spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo alla prossima proiezione.